E così qua, nuovo video delle vostre sorelle Monelle. Siamo qua sul nostro canale di cucina, il secondo canale. Quindi se ancora non siete iscritti, iscrivetevi, perché io e Nancy abbiamo pensato di farvi tanti video, un po' per mostrarvi vari prodotti, varie categorie di prodotti, ovviamente con ingredienti buoni che reperiamo nei supermercati, no? Che vi facciamo anche tanti video vlog. Infatti, non troverete solo ricette, ma anche vlog, comunque, tra virgolette, recensioni di prodotti che noi acquistiamo al supermercato, ovviamente prodotti con ingredienti sani e non per forza biologici. No, perché non ce la faccio più, perché non sapete qua sopra cosa c'è da mangiare. Come stavi dicendo, una cosa importante, sì. Non solo cose biologiche, sì. No? Perché noi non è che leggiamo biologico, impazziamo come se avessimo visto la Madonna, assolutamente no. Noi leggiamo sempre gli ingredienti, anzi, comunque compriamo anche cose non biologiche, cioè ovviamente se non c'è il biologico lo prendiamo non biologico, oppure molto spesso vi diciamo alcuni prodotti biologici hanno l'olio di palma. Ah, e sì. qua vi vogliamo. Sì, perché proprio in questo video avevo pensato di parlarvi delle fette biscottate, perché è un argomento un po' cruciale, perché è difficilissimo trovare sia biscotti sia fette biscottate che senza olio di palma. Quindi il video poi dei biscotti senza olio di palma, sempre qui faremo tante recensioni. Esatto, proprio fra pochi giorni. Quindi una nuova tipologia di video, dai. Evviva, siamo felici alle ragazze, speriamo che piaccia, insomma, sì, fateci sapere. Sì, è venuta così. Mettete mi piace al video, insomma, se vi piace questa idea, richiedeteci anche varie categorie. Quindi fette biscottate, molto spesso ci chiedete sta cosa, è veramente difficile trovarle, anche se sono biologiche, molto spesso hanno l'olio di palma, quindi qua arriviamo noi per sì, voi in perché aiuto. Comunque la colazione è il pasto più importante. Noi vi abbiamo fatto due video in cui mostriamo la nostra colazione. Esatto. Ecco, il porridge fatto in casa. È vero. E l'altro qual è? Il cereale al cioccolato, quelli sono buonissimi. Però spesso mangiamo anche le fette biscottate. Allora, dopo vi facciamo vedere anche un piccolo esempio di merenda con le fette biscottate. Lo vedo, già sta qua, quindi noi siamo proprio, cioè abbiamo fatto sto video solo per mangiarci questa merenda. Vabbè, ve lo diciamo, soprattutto Nancy, l'ho ricattata. E allora, queste qua, Vivo Meglio, sono quelle che abbiamo comprato al discount MD, di cui avete visto il video vlog, vi ricordate? E queste qua sono veramente buone, ragazze, e non ecco tutte qui. Guardate, queste ecco. Sono già aperte. Vabbè, noi ne mangiamo parecchie, queste sono aperte, quindi facciamo vedere anche come sono. La prova, sono vedete? Belline, tutte croccantine. Sì, sono molto croccanti, sottili, gialle, belle, dai. Belle proprio. E come ingredienti queste qua non sono integrali, cosa che ci dispiace perché noi le preferiamo sempre integrali, però sono con la farina zero, quindi che non è raffinata, quindi abbastanza accettabile. Poi sono con l'olio extravergine d'oliva, quindi ottimo, non hanno olio di palma e hanno anche varie farine di farro, di cereali. Poi costano pochissimo, sono molto molto buone, a differenza di tanti marchi, no? Che anche per esempio veramente marchi famosi, sì. Insomma, è inutile che li diciamo, però le specialmente famose, anche quelle le fette biscottate proprio integrali, di marchi famose hanno l'olio di palma, quindi queste qua le abbiamo trovato, costano poco, non hanno l'olio di palma e sono molto buone. E poi falle vedere tu quelle là. E poi questa la trovate nostra mamma, ecco. Sono una marca Bibi Bio, lei esatto. La trovate a Carrefour, anche qui poi vi faremo il vlog. Esatto, e ci sono tante cose buone. Sì, queste però non sono proprio la marca Carrefour, è un'altra marca e sono di farro. Mm. Un prodotto completamente biologico, senza zuccheri. Questo è completamente biologico, sì. Per esempio questo qua. Non dice che è biologico, però comunque ci dice che è basso contenuto di zucchero, basso contenuto di sodio. Invece queste sono, sì. Secondo me, ancora meglio. Sì, queste infatti sono completamente di farina di farro e farina integrale di farro. Queste sono le mie preferite, sì. Perché non c'è l'olio di palma, c'è l'olio di semi di girasole, sale, spezie, quindi è proprio sono veramente ottime. Oltre perché sono biologiche, costano poco, le potete comprare a Carrefour senza zucchero aggiunto. E praticamente c'è un mix, quindi sia farina integrale che normale, quindi veramente sono ottime. Eccole qua, sono queste, sono infatti buonissime. Guardate, ci sono dei puntini dentro che sono infatti questo sapore di farina integrale e farina di farro le conferisce un sapore ancora più buono. Sì, veramente... queste infatti sono leggermente più croccanti, più friabili rispetto a quelle delle queste mie. Si chiamano proprio fette biscottate di farro, prodotto biologico. Comunque, queste abbiamo trovato che sono buone. Purtroppo poi solo queste non abbiamo se trovato. Ne troveremo altre vi faremo sapere.
E vabbè, se ne possono trovare magari in negozi biologici, sì, online, si trovano senza olio di palma, sì, sì, integrali. Sì. Queste però sono quelle che noi abbiamo comprato al supermercato. Quindi costano poco. Sono più facili da reperire. E mo sta merenda ce la volevo mangiare. Quindi eccola qua. Allora, ragazzi, abbiamo pensato anche di farvi vedere una piccola merenda con le fette biscottate, di una semplicità veramente strabiliante. E provate questa merenda e poi fatemi sapere, merenda, colazione sana, insomma quello che volete voi. Praticamente le fette biscottate io ci ho spalmato sopra, a te ti piacciono, a lei piacciono tante, mi ho fatto scoprire questa cosa, invece del burro, una cosa un po' più sana e più dietetica, ossia formaggio spalmabile, che è quello là dietetico e light, che noi abbiamo comprato sempre all'MD, sì, vero? Infatti vi abbiamo fatto vedere nel video vlog. E poi sopra ci ho messo la composta di marmellata, cioè la marmellata di fragole, quella che noi facciamo in casa senza zucchero, e poi le fragoline. Provate e poi fatemi sapere com'è. È buonissimo. Sembra pane, burro e marmellata. È vero. Però è molto più buono e più sano. Vabbè, poi ovviamente chi è vegano magari può sostituire il formaggio con... Sì, con crema tofu. Spalmabile. No, anche ti ricordi quel formaggio spalmabile vegano? Ah, che sì, 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 hai ragione. Quello là pure era buono perché era un formaggio spalmabile completamente vegano e anche ottimo. Comunque, dai. Mangiamo, siamo insieme. La tua è rotta, la mia rotta. Che buona, Io ho bagnato anche la fragolina. Guardate, con il formaggio spalmabile. Un contrasto dolce salato buonissimo. Comunque ragazze, provate, è troppo buono. Tienensi, guarda pure che ti ho preparato. Questa come è in paradiso di spagna, come si può dire. Guardate che fantastica questa merenda. Buonissimo. Sapessi qua dentro che ci stanno tutte cose sane, tutta, senza zucchero. Buono. Buonissimo. Ma cosa ci hai messo dentro? Troppo buono. Non te lo posso dire, è una sorpresa, è un segreto, però. Buonissimo, dolce. Se lo volete vi faccio il video pure di questo, che è tipo un milkshake, come si chiama? Uno smoothie. Yeah. Però è troppo buono. Buonissimo, se lo volete vi faccio anche di questo video. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Noi continuiamo a mangiare. Sì, sì, vi mandiamo tanti baci. Ciao!